Wea! Ciao ragazzi! Avete visto adesso sono in anticipo, cioè avevo detto che avrei fatto video più ravvicinati per farmi perdonare i miei ritardi e questo è in anticipo, cioè è un video in anticipo, al posto che per la scadenza settimanale, se ho fatto bene i conti, sono due in una settimana. E come promesso si andrà a parlare di cinema, e perché dopo il video sulla musica... se non l'avete visto, andatevelo a vedere. Ho pensato di fare un video in cui si parlava di cinema e serie televisive. Ora, io non voglio incazzarmi come nel video della musica. Io mi incazzo spesso quando parlo di certi argomenti. Però rischio, la mia salute è a rischio a furia di incazzarmi. Non vorrei far la fine di Andreotti, per intenderci. Quale futuro lei si augura per i bambini di oggi? Presidente, quale futuro lei si augura per i nostri bambini? Presidente. Ma parlare di cinema vuol dire parlare di un argomento che a me sta tanto a cuore. Non tanto perché voglio far l'attore, perché studio in una scuola di recitazione, ma perché al di là di tutto questo sono proprio appassionato di cinema. Cinema e musica sono le mie videogiochi e qualche sport. Vabbè, ho tante passioni, però il cinema... forse la metto prima di tutte, sopra le altre. Io non voglio fare il recensore di film, perché per quel che riguarda le recensioni di film esistono un sacco di youtuber, uno su tutti Victoria Zlo, non mi ricordo mai come si pronuncia, però uno su tutti lui, che è un bravissimo youtuber che fa recensioni di film ed è fenomenale, è anche già molto conosciuto. Quindi è inutile che faccio la romanzina e metto a recensire film su film quando c'è lui che è molto più competente di me. Quindi farò un discorso un po' generico sul decadimento del cinema, perché il cinema è caduto in basso. Mi sembra una cosa palese, mi sembra una cosa di cui ogni persona appassionata di cinema se ne sia resa conto. Vuoi forse... Stesso discorso della musica. Vuoi forse perché ci sono troppi film che escono, come per le troppe canzoni? Cioè, quanti film escono, ragazzi? Quanti film escono al mese? Nelle sale italiane e non. Sfornano sequel, prequel, nuovi film, nuove serie. A questo si aggiungono le serie televisive. Considerando poi la durata media, di un film, più la durata media di una serie televisiva che ha più episodi, più stagioni, finisci col perdere la testa. Io non riesco più neanche a seguire alcune serie televisive perché le perdo, me le dimentico per strada. Perché, vabbè, il film ti dice mi sparo il film in 2 ore, un'ora e mezza, ok. Serie televisiva è discorso più complicato perché essendo fatta più stagioni, con più puntate, le stagioni escono, non so adesso per dire, ogni 6 mesi esce una nuova stagione, con puntata settimanale, va a finire che se segui 5 serie televisive te ne perdi una per strada. Perché non riesci più a seguirle tutte, a ricordarti il mercoledì c'è questa su Sky, oppure me la vado a vedere in replica in streaming, che è illegale, non lo fate. Scherzo, fatelo. E quindi ho seguito un bel po' di roba, però di questo bel po' di roba molte volte l'ho abbandonata. Forse questo mi fa anche capire che di prodotti veramente validi ce ne sono pochi. Poche sono le serie televisive che mi invogliano di essere viste dalla prima all'ultima puntata. E che mi rimangono impresse, una su tutte, il capolavoro dei capolavori. Ciao anche a te, cicciottello mio. Non saprei, Mastro Linda. Lost è fenomenale, è secondo me la serie televisiva per eccellenza. Poi adoravo anche le vecchie serie televisive, tipo Happy Days, in cui che hanno fatto la storia delle serie televisive, un po' come Dallas, per intenderci. E che, come, non, cioè, come ci si fa a dimenticare del Fonzarelli, che era un figaccione allucinante per quegli anni. Delle nuove serie televisive, tolto il capolavoro di Lost, ho seguito il Dottor House, che adoro, perché secondo me è una serie televisiva. Addirittura offre. Si è bloccata? Porca troia, oi, oh, qui? Sì, oh. Era crashato tutto. Ho già l'impressione questo PC che fine sta per fare. Stavamo parlando del Dottor House. Allora, sì, Lost, il Dottor House, sì, mi ero perso. Allora, il Dottor House è una serie bellissima, secondo me. Non tanto per la serie in sé, ma per,
il personaggio principale, il dottor House, ed è raro trovare una serie televisiva in cui il personaggio regga tutta la bellezza della serie in sé. Non tanto per la splendida interpretazione di Hugh Laurie, ma proprio per come è stato caratterizzato il personaggio, per la sua psicologia molto più contorta di quelli che la semplificano dicendo sì, è classico stronzo ma sotto sotto buono. No, è cinico, è un provocatore, soprattutto ha perso la fiducia nei confronti delle persone, è una persona che non riesce a fidarsi facilmente del prossimo, che ha avuto dei traumi nella sua vita, dipendente da una droga e dipendente dal suo stesso dolore, in un qual senso. È un personaggio dalla psicologia complicata. Addirittura pensate che alcune frasi che fuoriescono dalla bocca di Dr. House, del personaggio Dr. House, sono servite come spunto per studi di filosofia moderna. Quindi mica pizze e fighi, per intenderci. Ed è forse proprio questo quello che sta mancando nelle serie televisive al giorno d'oggi: la caratterizzazione del personaggio, cioè un personaggio che sia originale, che sia ben sviluppato, che parta da una bella idea di base. E ultimamente nelle serie televisive, come nei film, trovi troppi personaggi stereotipati. Stereotipati vuol dire personaggi che, visti e rivisti, che hanno un carattere piatto. Il bello e dannato, la puttana, la tossica, tra virgolette, la tossica, la ragazza con dei problemi, che poi si innamora, il protagonista, quello troppo bravo, quello troppo buono. Si tende a generalizzare questi personaggi, diventano scontati. Non so come facciano a piacervi, perché so che alcuni seguono delle serie televisive o dei film in cui ci sono dei personaggi che sono così piatti che fanno cadere le palle, quasi come se le loro battute fossero prevedibili. Sai già quali sono le intenzioni del personaggio, ma le sai veramente, tra virgolette sai già anche come andrà a finire. Poi adesso che vanno di moda sti cazzo di vampiri succhia sangue, che più che succhiar sangue mi hanno succhiato le palle, non ce la faccio più, troviamo tutte queste serie televisive, libri, film, saghe sui vampiri. Non li sopporto più, una moda, perché quella dei vampiri è una moda, risalgono mi sembra al 1800 le prime testimonianze di avvistamenti di vampiri, o forse prima, ma anche fino a 10 anni fa non c'era questa moda. Da quando è uscito Twilight c'è stato questo boom. Non capisco cosa ci sia di così affascinante nei vampiri. Sono creature che bevono sangue e che hanno dei poteri, ma anche Superman ha dei poteri, ma perché Superman non ve lo cagate più? O forse perché sono belli? Mi risulta che anche Batman fosse un bello metto. Nel senso, io non ce la... Il troppo stroppia. Continuare a vedere queste serie di vampiri, poi seguiti da un pubblico spesso di ragazzine che urlano per il vampiro fighettino. Poi tra l'altro hanno questa figura del belle dannato che piace. È sempre piaciuta alle donne il belle dannato, con la differenza che le donne di un certo stampo sanno riconoscere il bello dannato dal bello dannato bimbo minchia. Per intenderci, il vampiro moderno è il bello dannato bimbo minchia. Il vero bello dannato, per intenderci, chi ha letto Byron, chi sa cos'è l'uomo byroniano, quello era il vero bello dannato. Come nella letteratura o nel cinema o anche in alcune serie televisive trovi un bello dannato che sia credibile, che sia veramente dannato, sexy, affascinante, ma non un puttaniere che si va a scopare 40 tipe. Quello non è un bello dannato, è un bello metto con due canini che fotte come un riccio, ma non è un bello dannato. Io di tutte le saghe dei vampiri salvo solo True Blood, perché perlomeno, forse perché è una delle prime che ho visto, forse perché ha personaggi meno stereotipati, a parte la protagonista che è un idiota, una cerebrolesa, una deficiente, ha l'intelligenza di un granchio. I granchi chissà sono stupidi, beh credo siano stupidi, avranno un cervello piccolino. Comunque, tolta la protagonista, True Blood è una vera serie televisiva coi controcoglioni di vampiri, più adulta, con battute meno scontate da bambini, ci sono un sacco di bambinate. Poi tra l'altro di True Blood devo ancora capire una cosa, una questione è... Non ho ben capito se inquadrarla come serie televisiva o serie TV porno, e chi ha visto intende. Cioè, questi qua scopano ogni puntata, ci sono delle scene di sesso spinto. Però vabbè, ci sta. Perlomeno tiene alla larga le bambinette. Spero, a meno che non ci siano bambine di 13-14 anni che si vanno a vedere queste scene hard. Però, dopo aver visto Amore 14, potrei pensare che sì. Certo che c'è stata. Proprio lì, dopo un attimo. Posso. Ecco, questi sono esattamente i film che non sopporto. Amore 14, Tre metri sopra il cielo. Tutti di solito vengono sempre tratti dai libri di Moccia. Sempre, in ogni video devo citare Moccia, guarda te.
Mi fa la querela continuando così. Allora, questi film scontatissimi, stupidissimi, con dialoghi senza senso. Quindi, non solo parliamo di personaggi piatti, stupidi, con dei comportamenti fuori da ogni logica. Proprio dei comportamenti. Io non capisco come facciano piacere un film in cui la protagonista o il protagonista parla e si comporta in un modo in cui nessun uomo potrebbe mai comportarsi realmente. Cioè, io devo rivedermi un po' nel protagonista, devo perlomeno pensare che sia plausibile quello che succede. Questi hanno dei dialoghi che sembra un incrocio tra una fiaba e una stronzata, forse è più una stronzata che una fiaba. Queste favolette piene di retorica, piene di una falsa morale che a volte non è neanche morale. Chi ha visto Come tu mi vuoi? Chi ha visto quel penoso film dal titolo Come tu mi vuoi? Al di là che prendete, cioè prendono sempre gli stessi argomenti, quella che da brutta diventa bella. Io sono nato nel 91, già quando avevo 5 anni avevo visto almeno 300 cartoni in cui c'era quella brutta che diventava bella, e il mondo di Patty e tutte queste stronzate qua. No, la riprendono persino e ci fanno pure un film con la protagonista che tra l'altro è anche una bella gnocca, banale, recitazione pessima, cioè. Poi ecco, la presunta morale non è neanche più morale, questa qui che sembra la brava e buona Secchioncella che in uno dei suoi discorsi iniziali elogia l'intelletto dicendo che non vuole che le donne siano considerate come donne oggetto, finisce per essere una donna oggetto. E sta anche bene nella condizione di donna oggetto. Forse Moccia non è così stupido, forse Moccia ha capito una cosa, che le donne di oggi parlano, ma il loro unico desiderio è diventare delle donne oggetto. O almeno questo si intuisce dai film di Moccia, dove non esiste uno spessore culturale delle protagoniste, dove non esiste uno spessore intellettuale, dove l'unico spessore è lo spessore della loro... Poi il cinema italiano è in generale decaduto, altro che Sergio Leone, i gran capolavori. Al di là dei cinepanettoni, ed è troppo facile sputtanare i cinepanettoni, in realtà i cinepanettoni, visti nella loro ottica, non sono neanche male, perché sono dei film stupidi, in cui tu sai già che vai a guardare un film stupido, con porcherie battute al limite dell'assurdo, del ridicolo, però sai già che è stupido, sai già che esce in periodo natalizio, quindi in un certo senso trovo più sensati i cinepanettoni di film come per esempio Tre metri sopra il cielo, in cui si mascherano da film interessanti quando sotto la scorza del film interessante c'è una troiata. Preferisco guardare un film troiata sapendo già dal principio che è una troiata. Per esempio, American Pie, nel suo genere, per come è girato, al di là del fatto che la serie è caduta in basso, ma era figo, ci stava. Cioè, una serata pizza, birra figa e American Pie ci stava tutta. Ci stava. Partivi già con l'ottica giusta. Quello che mi dà fastidio nel cinema italiano è tirar fuori queste commedie romantiche, smielate, banali, che vogliono mascherarsi per qualcosa di più quando non sono quel qualcosa di più. Purtroppo. Un bravo regista italiano che stimo, di quelli moderni, ad esempio Carlo Verdone. Carlo Verdone ha la capacità di fare sia le classiche commedie divertentissime che vi consiglio, che sono ideali per quando si va a letto la sera, ci si spara una commedia di Carlo Verdone e si dorme, si ride, insomma, vabbè, non si ride mentre si dorme, ma si ride e poi si dorme, anche rilassanti. Tra l'altro un regista che stimo perché regista intelligente, che non ha mai voluto pretendere troppo dai suoi film, ma che allo stesso punto è riuscito a fare anche un film di cui non mi ricordo minimamente il titolo, che era fuori dai suoi schemi, era un film drammatico, riuscito bene, con la comicità di Carlo Verdone, ma preteso comunque come un film leggero. Quindi o prendiamo il cinema italiano come un cinema di serie C, e allora tutti i film, mi dite prima, è un film di serie C, vado, penso sia un film di serie C e me lo gusto. Quello che, ripeto, per l'ennesima volta è fastidioso è far passare dei film come gran film, come bellissimi film, quando sono delle troiate, delle cagate pazzesche. Poi, vogliamo parlare delle serie televisive italiane? Cioè, nelle serie televisive italiane, a parte, vabbè, posso capire che ad Hollywood si abbia più budget per girare i film, ma a volte qua sembra che il budget è speso male, anche proprio dal punto di vista scenografico, della regia, le inquadrature fisse, le solite inquadrature, ditemi se non è vero. Accendete la TV italiana, se è sera, guardatevi una serie TV, ditemi se non trovate noiose queste inquadrature televisive. Poi i dialetti, non puoi mettere in un film il dialetto. Il film deve essere comprensibile a tutti. Siamo in Italia si parla l'italiano, non il dialetto.
A Roma si potrà parlare il dialetto romano, a Milano il dialetto milanese, in Toscana il dialetto toscano, ma siamo in Italia. Se il film è italiano, deve esserci l'italiano. Basta con questi attori che parlano in dialetto, che ti danno anche l'idea di non essere bravi attori, perché un attore bravo deve avere prima di tutto una buonissima dizione e un'ottima pronuncia. Io di vedere Cani e Porci che mi parlano in dialetto e capire la metà delle scene, per giunta girate male, cioè la porcheria, veramente, la porcheria. Quindi, almeno, vi ripeto, grande omaggio al cinema di Hollywood che, se un film lo fa di merda, ha perlomeno dal punto di vista della regia, della scenografia, qualcosa in più. Forse scenograficamente no, però io di vedermi film in cui ci sono colori sporchi, in cui sembrano che usino delle telecamere, non so, comprate in un supermercato, in cui a volte traballa anche l'inquadratura, mi spaventa l'idea che qualcuno possa finanziare film del genere. Mi spaventa poi sapere quanto costano certi film per poi vedere la pessima realizzazione. Mi chiedo allora, in cosa li spende il regista questi cazzo di soldi? Come tuo avvocato ti consiglio di noleggiare una decaffottabile velocissima. Sì. E ti servirà della cocaina. Un registratore per musica speciale. Camicia da cavolco. Andartene da Los Angeles per almeno 48 ore. Veniamo a... parliamo ora del cinema serio. I film che mi piacciono. Allora... sono troppi, ho sempre detto non mai fare un elenco. Al di là dei grandi registi, pensate a registi tipo Kubrick, a registi tipo Scorsese, a registi tipo Tim Burton, immaginario, capace di trasportarti lui sì in fiabe, ma fiabe con quel retrogusto dark, quel retrogusto drammatico, amaro, che sono adatte sia per un adolescente che per un bambino che per un adulto. Poi tra l'altro Johnny Depp è uno degli attori preferiti da Tim Burton. Non a caso, perché ha questa capacità di essere camaleontico, di riuscire a cambiare, dite se non è vero, continuamente l'aspetto, ok, chili e chili di trucco, ma riesce veramente a calarsi molto in questi personaggi bizzarri e assurdi del mondo di Tim Burton. Regista che poi amo tantissimo, può essere ad esempio un Tarantino. Il genere pulp, uno dei generi più belli della storia del cinema. E chi non conosce il genere pulp, vada a vedere cos'è il genere pulp e vada a guardarsi qualche film pulp. Un film che ha un ritmo alto, e il ritmo è importante in un film. Annoiarsi non è mai un bene, perché vi assicuro che anche un film intellettuale, se è un film fatto bene, non vi può annoiare. Se il film vi annoia, vuol dire, vabbè, o che siete delle capre perché siete così stupidi da non capire il film, oppure che il film è veramente noioso e quindi non è questo gran film intellettuale. C'è un po' questa puzza sotto il naso di chi va a vedersi i film che durano 8 ore. Sapete quei gran film da intellettuale, no? Dove c'è quello con gli occhiali, col giornale, c'è col giornale col taccuino che si appunta al recensore, no? Che poi andrà a bersi un Chianti da 5.000 euro nel ristorantino tutto frufru di lusso. Questi film che secondo me non sono veramente film intellettuali, sono film in cui c'è una grande, grande ostentazione da parte del regista di fare il figo. Non so se capite, c'è troppo questo piacere nel mettere in mostra l'incomprensibile, quando il vero intellettuale riesce a mettere in mostra l'incomprensibile rendendolo comprensibile. Quindi quando vedete dei vostri amici che vi dicono ho guardato questo film ma... questo film è per intellettuali, per persone intelligenti, durato per dire 3 ore e mezza, di questo regista sconosciuto russo, tutto in bianco e nero, molte volte dovreste rispondergli: per me la corazzata Potemkin è una cagata pazzesca! Il film intelligente riesce a stupire, a colpirti, a non annoiarti e ad essere visto da tutti. I film di Kubrick, tipo Arancia Meccanica, film altamente intellettuali, perché offrivano una serie infinita di spunti, di argomentazioni, di citazioni, come i film di Tarantino sono pieni di citazioni, potevano essere visti sia da quello di media cultura, sia da quello di alta cultura, dove c'era una ricerca, sì, della fotografia, dell'immagine, del linguaggio, ma senza questo ostentare, senza voler far chissà che cosa. Il problema del cinema americano negli ultimi tempi è che è caduto veramente in basso, nel senso che stanno dando troppi soldi, troppi finanziamenti a porcate colossali. Vedi il remake di Titanic.
non è sbagliato dal punto di vista economico e non è sbagliato che la gente vada a vederlo. Mi deprime l'idea che il cinema sia diventato solo una sala immensa in cui ci sono mille effetti speciali. E se il film ha mille effetti speciali è un film figo. O se il film ha, sì, mille effetti speciali, o scene adrenaliniche di lotta, di combattimento, scene adrenaliniche intendo roba alla Fast and Furious, che forse salvavo il primo capitolo, poi è diventato una tamarrata, è un film per tamarri. Cioè, cosa mi comunica quel film? Poi è una ripetizione, cioè, cinque film in cui si vedono solo macchine che corrono, storia banalissima, attori... Cioè, c'era Vin Diesel, cos'è, ci ha messo The Rock, per dire, questi attori che non sono attori, non sono attori, ragazzi. Un attore è un attore come Jack Nicholson, Al Pacino, Robert De Niro, non è un Vin Diesel. Della nuova generazione, un attore bravissimo è Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio era partito da l'essere uno dei più squallidi attori nel mondo di Hollywood, facendo Titanic, in cui ha avuto una pessima recitazione. Se un ventenne vede Titanic e guarda la recitazione di DiCaprio è poco credibile. Quel film, già che è noioso Titanic, diventa ridicolo per come DiCaprio reciti male in quel film. E voi direte, ma ha una bella voce, grazie al doppiatore. Ricordatevi che i doppiatori italiani fanno l'80% del lavoro, molte volte. Non sempre. Molte volte il doppiatore italiano rende l'attore scarso un attore bravissimo. Perché in Italia abbiamo dei maestri nella voce. E solo sentirli a volte... Chiudere gli occhi e sentire queste voci ti manda tipo in ecstasy. Detto questo, DiCaprio ha fatto un percorso colossale. Adesso è uno dei più bravi attori di Hollywood. Io ho visto John Edgar, in cui DiCaprio ha recitato, come ho visto Inception, Shutter Island. Ma John Edgar, DiCaprio... Interpretazione stratosferica. Stratosferica. Ma veramente stratosferica. Riesce a fare una parte difficilissima. Tra l'altro una parte già difficile... In più fasce d'età, perché recita sia da vecchio che da giovane, che da adulto, un po' più adulto dell'adulto, strepitosa. Comunque stavo dicendo, ho perso il filo. Cattroia! Ah sì, adesso finanziano questi film con mille effetti speciali, con adesso che va di moda il 3D, esce un film in 3D, è figo solo perché è in 3D. Ora, vorrei dirvi una cosa, una piccola considerazione. Questa esaltazione per il film in 3D. Ma io avevo 9 anni e mi ricordo a Gardaland che c'avevo gli occhialini in 3D. È una roba vecchia di anni e anni il cinema in 3D. Poi che cazzo me ne fotte a me di vedere una mano che esce dallo schermo? Se il film mi fa cagare, vedere una macchina che fa un'esplosione di 40 piani, uno che vola e spara e ali di fuoco... Se poi quel film fa cagare, il personaggio è realizzato male e mi sta pure sul cazzo, l'attore è un cane e la trama non regge, a me di quella mano e quel fuoco non me ne frega un'emerita minchia. Preferisco giocare un videogioco a sto punto, in cui magari impersonifico io il personaggio, io ho più personalità io del personaggio recitato da cani e caratterizzato male. Pochi film di questo genere... si salvano, uno su tutti Matrix, cioè Matrix è un capolavoro, Matrix è un film costato molto ma un capolavoro, un film difficile ma affascinante con ritmi molto alti perché è un film d'azione comunque, in cui ci sono una valanga di effetti speciali ma il primo Matrix resta un capolavoro, la trilogia del Signore degli Anelli per intenderci, un capolavoro, ma lo stesso paragonare Harry Potter a Twilight, Harry Potter è una gran ficata, Twilight è una merdata, senza contare che in Twilight c'è una tra le peggiori attrici mai viste. You're just not good for me. Please, 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 please. Kill me, kill me. Quindi se voi mi doveste chiedere qualche consiglio su qualche film dopo aver parlato del più e del meno, io vi consiglierei film tipo Dogville, film tipo... ma ce ne sono troppi. Dogville lo consiglio sempre, è un film lungo, potrebbe annoiare, attenzione. Però dopo la prima metà il film diventa strepitoso, il ritmo si alza incredibilmente. All'inizio ammetto che può dare un po' di sonnolenza. I miei film preferiti, tutti i film di Kubrick, il 99,9% dei film di Tarantino, andatevi a vedere il regista. Il consiglio che vi do per capire se un film è un bel film, andare a vedere chi lo dirige, è sempre un consiglio, anche se a volte il film... un'altra cosa, diffidate dai film che sono tratti da libri o tratti da
da altro. Di solito, se voi avete letto il libro, avete visto quello da cui è tratto, rimarrete sempre delusi. Quindi non spendete 7,50€ per andarvi a vedere un film che 90 su 100 vi deluderà. Scanso eccezioni. Shining è tratto da un libro di Stephen King, ma Shining rimane un capolavoro, tanto per dirne una. Poi che film vi posso consigliare? Io ho qua tutti i film possibili e immaginabili. Posso consigliarvi qualche film con Dustin Hoffman come il laureato, quelli che erano i grandi attori di Hollywood. Per una bella serata romantica tra lui e lei, consiglio Scent of a Woman, Profumo di donna, con Al Pacino, un film che magari farà anche, tra virgolette, versare qualche lacrimuccia alla vostra ragazza, romantico, passionale. Se invece volete un film horror, ecco l'horror, non ho parlato dell'horror. L'horror è uno dei generi più decaduti negli ultimi anni. Faccio questa piccola parentesi e poi chiudo davvero. L'horror è quel genere che è stato stuprato, nel senso che adesso l'horror è diventato lo splatter. Splatter è maggior numero di sangue e di scene impressionanti. Ma vi faccio una domanda, siete così babbi e sfigati, sfigate, parlo per le ragazze soprattutto, purtroppo sono quelle che urlano in queste occasioni, da farvi impressione, da urlare per un braccio tagliato. Ma cosa fa paura in un braccio tagliato? Allora andate a vedere un'autopsia di chi fa medicina. Questo non è horror. L'horror viene confuso ormai con lo splatter. Oppure horror che non sono eccessivamente splatter, ma che sono prevedibili. Tipo la musica che si alza, lui che si avvicina alla porta. Ehi, ma si sa mai che se aprirai quella porta ci sarà un mostro che urla. Ma ti chiamano Capitan Ovvio, no? Troppa prevedibilità nel mondo del cinema d'oggi. Chi ha visto gran film non potrà altro che rimanere deluso da quasi tutti i film che escono al cinema. Infatti io consiglio, non vale la pena acquistare i soldi 7,50€ per dei film mediocri. Preferisco scaricarmeli. Ah, è vero, non si può. Preferisco comprarmeli. Eh no, però è un paradosso perché costerebbero di più. Preferisco noleggiare, farli comprare a un mio amico e guardarli a casa di un mio amico che spendere soldi inutilmente. Altri film che vi posso consigliare, non so, serie televisive, Prison Break mi è piaciuto un casino, Lost, ve l'ho già detto, il Dottor House, Fringe, bellissima, True Blood per chi ama il genere vampiri, stavo pensando ad altri film, ma ce ne sono troppi. Qualche film di Robert Rodriguez, tipo Machete, che secondo me è spassosissimo. Quello è splatter, ma lo splatter viene messo dal punto di vista comico, per intenderci. E boh, penso che ci siano troppi film da consigliare. Consiglio è, guardatene tanti per prendere la giusta cultura. E guardate i vecchi film, i vecchi capolavori, tipo i capolavori di Sergio Leone. Tipo Quei bravi ragazzi, che è però di Scorsese. Tipo, veramente, i vecchi film rimarranno sempre nella storia e sono i migliori in assoluto. Non che adesso non ci siano film validi, però, ripeto, poca roba. Pochi film che ti rimangono impressi e ti segnano un passaggio della tua vita. Io mi ricordo Scarface mi aveva... Scarface un capolavoro, Scarface aveva segnato veramente un passaggio della mia vita. Un film sempre con Al Pacino in cui c'è però recita il ruolo del mafioso, ma non il mafioso stile Scarface, è Carlitos Way, ma bellissimo, bellissimo. Un altro film spettacolare, American History X, film che purtroppo è stato malinterpretato da tutti quei, non malinterpretato, ma è stato quasi usato come propaganda pro-nazista, perché i naziskin esaltati hanno visto questo film come una sorta di inno al nazismo. Purtroppo è così, purtroppo troppo spesso i deficienti rovinano il capolavoro perché lo capiscono come loro lo vogliono capire. Quindi non date retta ai pregiudizi dei deficienti, guardatevi il film con la vostra testa. Ecco, questo è un consiglio. Ecco, questo video è durato di nuovo troppo, vaffanculo al cazzo. Detto questo, allora è venuto il tempo di far dei saluti. Allora, devo salutare Stefania Cirelli e Valeria Lanci. Sono solo due. Ah sì, perché mi sono chiuso. Ah ecco, ho chiuso temporaneamente il mio account Facebook perché non volevo trovarmi la bacheca intasata degli auguri di compleanno.
Come sempre vi ridico il mio Facebook, Ned Prince Desirelli, Ned Prince Desirelli, lo trovate scritto qua, vabbè, scritto in tutti i video, ma basta veramente. E, non potete aggiungermi perché ho il limite degli amici, lo ripeto, non posso più accettare le persone. Potete seguire gli aggiornamenti e inviarmi messaggi, che alla fine è come avermi su Facebook. L'unica cosa che cambia è che non c'è la chat. Cioè, non c'è il pulsante chat, ma per quello basta il messaggio. Quindi attivare gli aggiornamenti e seguirmi. E sponsorizzo il canale di Magic Yakuza. Ok, meglio se ve lo scrivo qui sotto. Sì, a sto punto sì. Perché magari non sapete. Ah no, posso scriverlo qua nel video, tipo qua in alto a destra. Magic Yakuza. Yeah. Sono così. Adesso devo uscire, devo scappare perché ci avrò la festa di compleanno, che poi non sarà una festa, però devo assolutamente scappare. Vabbè, un saluto, il prossimo video sarà della serie Italiani Popolo di Idioti, parleremo della chiesa, e il prossimo video non lo so, boh, ma datemi voi un consiglio, vediamo se capita. Ah, un'ultimissima cosa, cazzo, scusate, avevo un botto di roba da dire. Apprezzo che state iniziando a fare dei video risposta. Io accetto tutti i video risposta, adoro i video risposta, continuate a fare i video risposta, sono una figata pazzesca e aiutano anche voi a sponsorizzarvi in un certo senso. Cioè, ci siamo capiti. Vabbè, wow, ciao a tutti!